Ciao a tutti ragazzi e rieccoci qua di nuovo sul mio canale. Allora, oggi vi voglio far vedere un video dove andremo ad installare un sistema operativo di tipologia Android su un Raspberry Pi 4. Per fare questo utilizzeremo un monitor touchscreen da 9 pollici e ovviamente un Raspberry Pi 4 e una scheda micro SD. Ovviamente questo per andare a creare un, tra virgolette, un tablet a livello economico. Vi farò vedere appunto tutta la procedura di installazione. Ma prima di fare questo, vai con la sigla del canale. Come vi dicevo, allora per fare questo avrete bisogno di un monitor touchscreen. Quello che vedete qua è un monitor che ho comprato su Amazon, vi lascio il link chiaramente in descrizione. Avremo bisogno del nostro bel Raspberry Pi, che se riesco a farvelo vedere, eccolo lì. Ok, e come vi dicevo, vi servirà una micro SD. Io la micro SD che utilizzerò sarà una micro SD da 32 giga. Ok, una volta che avrete la vostra bella micro SD formattata, dovrete andare poi su questo sito di cui vi lascerò il dettaglio in descrizione e scaricare l'applicazione OmniROM Android. Quindi cliccando nella pagina che non è questa, ma è pagina di download. Ok. Dovrete andare a scaricare il file per poi andarlo ad installare praticamente sulla vostra micro SD. Il file che io ho scaricato è praticamente vediamo 28/10/2020, questo qua. Però dovrete scaricare la versione micro G, ok, che è quella più stabile. Quindi è questo qua, scusate, 28/10, perfetto, è quella da 617 mega. Lo scaricate. Una volta che l'avrete scaricato, ok, andremo ad aprire Balena Etcher. Anche questo programma ve lo dovete scaricare. Ok, vediamo se riesco a mettervelo nella pagina qua. Datemi un secondo. Allora, aggiungi cattura finestra. Ok, e andiamo a mettere Balena Etcher. Ok, perfetto, così adesso lo vedete. Quindi, una volta scaricato anche questo software che servirà a fare il flash sulla micro SD, andremo a prendere il nostro file e lo andremo a flashare. La procedura è molto semplice, non ve la faccio vedere perché l'ho appena fatta. Però, una volta che avrete fatto questa operazione, una volta che sarà flashata la micro SD, il programma si chiuderà e la vostra micro SD sarà ovviamente pronta. Ok, ci impiegherà un attimo. Perfetto. Perfetto, come potete vedere funziona. Ovviamente questo qui è un monitor touchscreen, quindi se andiamo a premere, ovviamente, come potete vedere, funziona tutto. Andiamo a vedere le applicazioni, che ovviamente
dobbiamo far partire manualmente. Questi qui sono i contatti. Perché si è spento. Bisogna smanettarci un attimo. Ok. Tiriamo in su, vediamo. Advance, force rotation, no. Autoservice, contact, micro G-Sect, home install, installer, setting, network, wifi, lo attiviamo. Ok, perfetto. Adesso andrà a trovare ovviamente la rete. No, non voglio questa, voglio quell'altra. Ok, cancel. Andiamo a... Ok, abbiamo connesso ad internet il nostro sistema. Perfetto. Allora, adesso andiamo a vedere altri. Allora, vediamo se possiamo cambiare ad esempio display. Wallpaper, live, omni, vediamo, mettiamone uno, mettiamo questo, yes, permettere, non capisco perché non mi cambia lo schermo, però ok, home. Ok, settato. Perfetto, quindi adesso, come potete vedere, ho cambiato anche lo schermo. Poi altre applicazioni che ci sono. Omni Switch, F-Droid. E qua c'è la possibilità di andare a scaricare praticamente tutte le applicazioni dai repository. Un po' lento a caricare, però tuttavia, insomma, potreste avere appunto con una spesa veramente irrisoria, perché stiamo parlando di 60 euro di Raspberry Pi, 5 euro di una micro SD, e questo monitor touchscreen da 9 pollici comunque costa 70 euro su Amazon, quindi con 150-160 euro potrete crearvi
un vostro tablet personale personalizzato con il Raspberry Pi. Come potete vedere, anche a livello di applicazioni è fatto abbastanza bene. Sono suddivise per categoria, quindi insomma sembrerebbe fatto abbastanza bene. Multimedia, navigazione, soldi, internet, grafica, game, su game. Ce n'è veramente un'infinità. Anche per quanto riguarda la multimedia, phone, SMS, queste qui sono tutte applicazioni che in Italia praticamente non esistono. Lettura. E come potete vedere, però, è fatto veramente, secondo me, è fatto veramente bene. Update. Settaggio. Altre funzionalità che ci sono, tornando, micro G setting, che non so cos'è. Ah, qua potrete mettere il vostro Google account, va bene. Quindi è per Google, contatti, Aurora Store. Anche qui. Next. Ok, quindi qua puoi utilizzarlo tramite l'account di Google. No, io lo voglio in anonimo. Ci impiega un po'. Vabbè, file del tuo login, ok, va bene, torniamo al punto di partenza. Vediamo cos'altro c'è. OmniSwitch, Fedroid Advanced, Aurora Services, Change Log, OmniStore Installer, vediamo. Install OmniStore. Va bene, settiamo. Installazioni da tutti. Ok, torniamo indietro. Installa. Anche qui ci sono un po' di applicazioni, Google Calendar, OmniClock, Phonograph, sì, c'è qualcosina, vabbè. Per esempio, io mi installo adesso Chromium. Installata, va bene. E come si fa ad installarla? Vabbè. Ci smanetterò un attimino e vi saprò dire. Comunque sia, come potete vedere, il sistema secondo me è veramente carino. Cioè, search. Se funzionasse il touch, però il search mi sembra che non va. Qua possiamo spostare questa app qua, la possiamo mettere qui. Comunque sia, ripeto, con una spesa modica potrete crearvi il vostro tablet
spendendo veramente poco. Bene, in questo breve ma tra virgolette intenso video vi ho fatto vedere come andare ad installare un sistema operativo Android su un Raspberry Pi 4 nel mio caso. Come avete potuto vedere è veramente semplice. Se voi avete intenzione di andare tra virgolette a risparmiare per avere un tablet con questo sistema, potreste avere un tablet personalizzato, totalmente personalizzato e a poco prezzo. Quindi spero che il video vi sia piaciuto. Intanto volevo ringraziare di nuovo tutti i miei nuovi follower, il mio canale sta crescendo veramente tanto e di questo sono veramente contento. E niente, ci vediamo allora al prossimo video, ragazzi. Grazie a tutti intanto e a presto.